Bentornati in studio per la seconda parte di Motorpad TV e anche oggi tante le novità da presentare. Ed iniziamo con la Opel Grandland GSE, dove la nuova sigla indica le versioni ibride plug-in più potenti. Vediamo come vanno nel servizio. Su Opel Grandland plug-in hybrid arriva una novità e una caratterizzazione decisamente sportiva che ha nella sigla GSE, Grand Sport Electric, un nuovo modo di intendere le prestazioni legate alla sostenibilità. Il SUV di segmento C, primo modello a mostrare questa sigla che ora indica le versioni più potenti e performanti della casa tedesca, ha un carattere dinamico e sportivo grazie al telaio e ad ammortizzatori esclusivi e alla taratura specifica dello sterzo e delle sospensioni, con in più l'affidabilità della trazione integrale elettrica che assicura un'aderenza ottimale su fondi sconnessi e su percorsi in fuoristrada. Con GSE Opel ritorna nel mondo delle versioni sportive, che ha caratterizzato un passato glorioso per Opel con le versioni OPC, GSI e GSE. È un'interpretazione moderna della sportività secondo Opel, quindi prestazioni, dinamismo, piacere di guida, ma anche sostenibilità ed emissioni ridotte. La nuova Grandland GSE infatti abbina un motore a benzina 1.6 turbo a due unità elettriche, una per asse, per una potenza totale di sistema di 300 cavalli, una coppia massima di 520 Nm, una velocità di punta di 235 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 in 6 secondi e 1, con emissioni di CO2 pari a 28 grammi per chilometro. Con la batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh può percorrere fino a 63 km a zero emissioni nel ciclo WLTP, che diventano oltre 80 in città. Nella modalità puramente elettrica la velocità massima è di 135 km/h. All'interno troviamo dei sedili in alcantara dal design specifico e certificati AGR. E all'esterno le vetture sono anche particolarmente distinguibili grazie, oltre ovviamente al logo GSE, a dei paraurti specifici e dei cerchi di 18 e 19 pollici. Inoltre, Grandland GSE è dotata di sedili e volante riscaldabili e, rappresentando il top di gamma, dispone di serie di numerosi e moderni sistemi di assistenza che rendono la guida ancora più sicura. Opel Grandland GSE plug-in hybrid è a listino a 55.000 euro. La variante sportiva GSE è disponibile anche su Astra e Astra Sports Tourer, ma in questo caso il motore elettrico è uno solo all'anteriore per una potenza complessiva di 225 cavalli. Vediamo adesso una vera anteprima, perché vi facciamo vedere la nuova Ford Explorer, la prima auto elettrica costruita dall'Ovale Blu per il mercato europeo. Via servizio. Un tassello fondamentale della strategia di elettrificazione di Ford è appena stato presentato e si chiama Explorer, primo modello della gamma di veicoli a batteria progettati e costruiti per il mercato continentale. Explorer è un SUV 100% elettrico che si colloca come dimensione nella fascia dei SUV medi, 4,47 di lunghezza per 1,63 di altezza. È una vettura che per esempio nel nostro portafoglio si colloca fra la Kuga attuale e la Puma. È una vettura che quindi apre un nuovo capitolo di Ford, perché di fatto l'Explorer sarà la nostra prima vettura di volume elettrica per l'Europa. Voi sapete che Ford ha annunciato che entro il 2030 tutta l'offerta di vetture sarà elettrica. Abbiamo già lanciato la Mach-E. L'Explorer è il primo veicolo di volume, seguirà la Puma. È il risultato della collaborazione con il gruppo Volkswagen e sfrutta la piattaforma nativa elettrica MEB e mostra tratti decisi e sportivi, una linea aerodinamica ed un frontale a scudo dove spicca il nome rilievo colorato di nero. Dietro al volante è posizionato un cluster digitale da 5 pollici, mentre per rimanere sempre connessi è previsto il Sync Move 2 con touchscreen verticale da 15 pollici regolabile in altezza. All'interno altre soluzioni innovative come la mega console da 17 litri tra i sedili che può contenere un computer da 15 pollici e il My Private Locker per nascondere e proteggere gli effetti personali in maniera sicura. Poche le notizie finora rilasciate e oltre allo Strille sappiamo che la trazione sarà sia posteriore sia integrale e due gli allestimenti in listino, Explorer ed Explorer Premium. Il prossimo approccio sarà
diciamo, la pubblicazione del listino di questa macchina avverrà nel mese d'agosto, però già oggi i consumatori possono prenotarlo online molto semplicemente. Mentre aspettano il listino per decidere poi se acquistarlo o no, avranno a disposizione un link per un virtual test drive con cui divertirsi con i loro mobile, che possono essere telefonini o tablet, e per guidare virtualmente la macchina in attesa che questa arrivi. Quelli che vorranno convertire la prenotazione in ordine lo potranno fare a settembre. Le prime consegne sono previste a inizio 2024. Al nuovo Explorer 100% elettrico si affiancherà nel corso del primo trimestre del prossimo anno un crossover sportivo. L'arrivo dell'auto elettrica sta portando i designer a sviluppare nuove tendenze stilistiche e utilizzare materiali d'avanguardia. Vediamo la Citroën Oli che racchiude tutti questi concetti. Citroën Oli propone una strada innovativa per realizzare un'auto elettrica accessibile sul piano economico con prestazioni e autonomia di riferimento per la categoria di vetture. È quindi qualcosa di più di una semplice concept, è l'applicazione concreta di come la casa francese vede il proprio futuro e tutti gli studi verranno trasferiti sui modelli dei prossimi anni, sia dal punto di vista stilistico sia da quello tecnologico. A conferma di quanto seriamente in Citroën prendano la Oli, è stato indicato il target di riferimento per il passaggio alla produzione di serie previsto in 25.000 euro. È una SUV compatta, lunga 4,20 m per 1,65 di altezza e 1,90 di larghezza. Il design è deciso ed insolito, con il cofano piatto, il tetto e i pannelli posteriori che richiamano i pick-up. Il parabrezza, verticale e stretto, è una scelta precisa perché consente di utilizzare la minor quantità di vetro possibile. Ha un peso appena superiore ai 1000 kg e proprio lo studio sulla leggerezza è l'elemento chiave e per raggiungere questo obiettivo è stato eliminato tutto il superfluo, diventando un fattore determinante per l'autonomia della vettura. Per arrivare ai 400 km basta una batteria da 40 kWh che permette una velocità massima di 110 km orari. In questo modo si ottiene un consumo di 10 kW ogni 100 km e la ricarica avviene in 23 minuti. I materiali utilizzati sono lo stato dell'arte della ricerca, creati in collaborazione con BASF, e i pannelli sono così rigidi e resistenti che un adulto può stare in piedi su di essi, nonostante il peso sia ridotto del 50% rispetto a una struttura equivalente in acciaio. Nell'abitacolo sono stati tolti schermi di grandi dimensioni e soluzioni complesse e costose, con una plancia composta da un'unica barra a forma di tubo che corre per tutta la larghezza del veicolo. Le porte anteriori sono identiche su ogni lato, anche se montate in modo diverso, rendendo più facile la produzione e l'assemblaggio, un'idea che Citroën ha già sviluppato sulla AMI. Con tutte queste proposte sarà possibile quindi arrivare a produrre un'auto dal ciclo di vita allungato, che si potrà rinnovare e aggiornare o nel caso riparare, sostituendo le parti di carrozzeria o gli interni con altri componenti riciclati per promuovere la sostenibilità, la longevità e il riutilizzo. Torna sulle strade e soprattutto sulle piste la Isotta Fraschini, un nome che ha scritto le pagine interessantissime nella storia dell'automobile, ma soprattutto andiamola a vedere nel servizio. Ritorna sulle strade, o meglio sulle piste, Isotta Fraschini, uno dei nomi che ha scritto la storia dell'automobile. Il marchio nasce a Milano nel 1900 e la nuova avventura riparte dalle origini, ovvero dalle corse, con la Tipo 6 competizione, pensata per le gare, per partecipare al WEC, il mondiale Endurance, nella classe Le Mans Hypercar, che per regolamento deve essere costruita interamente da una casa automobilistica. Per questo è stata richiesta all'ACI una nuova licenza di costruttore, ottenuta con il numero 14. Un prodotto al 100% made in Italy che vede coinvolti un gruppo di imprenditori che hanno unito le forze con una delle eccellenze del motorsport internazionale, la Michelotto Engineering di Padova. Noi siamo partiti dalle corse perché pensiamo sia la cosa che ci riesce meglio, appunto per la professionalità della Michelotto Engineering. E poi anche dalle competizioni pensiamo che sia uno dei migliori veicoli pubblicitari e quindi se dovessimo, come speriamo, ben figurare nel WEC dovrebbe essere un veicolo promozionale eccezionale. Cuore della scheda tecnica è il motore V6 turbo 3 litri con una potenza massima di 700 cavalli, abbinato ad una unità elettrica che lavora sull'asse anteriore, realizzando così una trazione integrale.
Il debutto è in programma la prossima 6 ore di Monza a luglio e sono già iniziati test al banco, mentre quelli in circuito partiranno nelle prossime settimane. Dalle gare alla pista è nel caso dell'Isotta Fraschini qualcosa di più di una semplice affermazione. Dalla tipo 6 competizioni nasceranno altre due versioni: la pista dedicata ai clienti che vogliono provare l'emozione di guidare in speciali eventi riservati e la strada, modello omologato, che vedremo nel 2026. Noi puntiamo a un'auto super esclusiva, però non sarà la più lussuosa, sarà la più performante. Andare nella direzione del lusso oggi con la nostra struttura non è la strada adeguata. Sarà una macchina dove avrà la sua eccellenza nella prestazione, non nel comfort, nell'infotainment, in tutte quelle cose che completano la lussuosità della macchina. Non sarà il nostro punto il nostro cavallo di battaglia, ma sarà, come vi ho già detto, la prestazione sul giro. Per tutte e tre le varianti è già stato definito un prezzo che partirà da 2.750.000 euro più tasse. La parola adesso passa alla pista. Direi che abbiamo proprio chiuso in bellezza e come sempre siamo arrivati alla fine della puntata. Vi ricordo di seguirci su tutti i social, siamo dappertutto e soprattutto anche sul nostro canale, sul nostro sito web. Ma c'è una cosa che io continuerò a ripetere e non mi stancherò mai ed è il nostro consiglio. Guidiamo con la testa. Ci vediamo settimana prossima.